Ci sono alcuni eventi che si verificano nella vita di quasi tutte le persone. Nascita di un bambino, matrimonio, funerale. Ci sono molti segni, riti e rituali associati a ciascuno di questi eventi. Con il passare del tempo diventano sempre più dettagliati e ricchi di sfumature. Abbiamo già dimenticato come sono nati tutti questi rituali e chi o cosa c'è dietro. 6.000 anni fa, in epoca presumerica, indipendentemente dai rituali e dalle tradizioni esistenti, molti popoli del mondo erano ugualmente a proprio agio con la morte del corpo come qualcosa di completamente naturale. Nell'antichità si credeva che il corpo umano fosse l'abito che si lascia sulla terra quando si parte per l'aldilà. A quei tempi possedevano la conoscenza primordiale e sapevano che se una persona diventava una subpersonalità si cercava di distruggere il suo corpo, poiché la subpersonalità sarebbe tornata periodicamente in esso e avrebbe danneggiato i vivi. Per esempio, gli antichi slavi usavano cremare i corpi dei morti. La cremazione è una procedura in cui la croda, un piedistallo di tronchi alto da 2 a 5 metri, veniva assemblata ai margini della foresta con tronchi e paglia secca. Una tale croda era in grado di ridurre in cenere tutto, comprese le ossa. Le ceneri venivano disperse al vento. La morte non era qualcosa da piangere. I corpi dei morti venivano dati al fuoco con un senso di gioia e felicità per chi saliva la scala dello sviluppo, poiché lo sviluppo spirituale prevaleva nella società. Gli slavi credevano che la morte per una persona spiritualmente libera fosse simile a una ricompensa, poiché il significato stesso della morte è il passaggio al mondo superiore, al mondo di Dio. L'origine della parola cremazione, croda, deriva dal concetto k-rod, nel senso di andare alla rod. Rod, nel concetto degli antichi slavi, è il creatore di tutto, lo spirito primario, lo spirito santo. Nel corso del tempo si è verificata una sostituzione del concetto di rod. Un conto è quando i vostri antenati, lavorando su se stessi, sono diventati angeli e attraverso la loro immagine e il loro nome hanno avuto un ulteriore collegamento con il mondo spirituale. Un'altra cosa è quando i vostri antenati sono diventati subpersonalità e attraverso la loro immagine e il loro nome c'è stato un collegamento con il mondo dei morti. E la stessa adorazione dei morti, rod, indirizzava anche i vivi verso l'inferno. Ad oggi siamo riusciti a scoprire il giusto atteggiamento nei confronti della morte come eco della conoscenza primordiale tra i popoli della Buriazia. La cura dei defunti attraverso il fuoco è ancora considerata la più pura. I corpi di uomini e donne morti vengono bruciati separatamente in luoghi diversi e nel caso di funerali tradizionali i buriati non visitano quasi mai i cimiteri, secondo la leggenda per non sottrarre energia positiva alla casa e per non disturbare le anime dei morti, cioè per non alimentare le subpersonalità. La storia ha conservato la memoria dei rituali di combustione anche presso i triplegiani, i vichinghi, gli indù e molti altri popoli. Con l'avvento dell'era sumera, le cose cambiarono radicalmente. La società passò da una società creativa a una società consumistica, il che ha cambiato lo stile di vita, la cultura e naturalmente i riti e le tradizioni. È in questo periodo che compare l'istituzione del sacerdozio, attraverso il quale viene imposta alle masse un'ideologia consumistica. È successo circa 6.000 anni fa. Il formato consumistico ha creato un culto della subpersonalità. A partire da questo periodo, le priorità materiali hanno cominciato a prevalere sullo sviluppo spirituale dell'uomo. Da allora la tradizione dei funerali è stata affidata ai sacerdoti e continuano a trarre benefici materiali da tutti questi riti. Le persone cominciarono a farsi seppellire sottoterra, cercando di preservare i corpi e mettendo nelle tombe gioielli e oggetti di uso domestico, che dovevano servire al defunto nell'aldilà. Ad esempio, durante gli scavi dell'antica città sumera di Ur, in Mesopotamia, l'attuale Iraq, è stato rinvenuto un cimitero a due livelli che gli archeologi hanno studiato e hanno trovato la tomba della regina Shubad. Ur, sumerico Urim, è una delle più antiche città-stato del mondo, conosciuta nell'Antico Testamento come Ur dei Caldei o Ur Caldea. Gli arabi chiamano il luogo Tall al-Mukair
Collina del Catrame o Tell el Mukayar, collina bituminosa, secondo diverse fonti. L'area è ora una zona di conflitto e una base militare statunitense si trova vicino alla Zikurat di Ur, fortificata sotto Hussein. Ad un esame più attento, gli archeologi sono rimasti stupiti dai manufatti trovati. Nella tomba della regina sono stati trovati numerosi resti della sua servitù. Un carretto d'asino in rovina, numerosi gioielli d'oro, copricapi e persino cosmetici, oltre ad altri oggetti che l'hanno accompagnata durante la sua vita. Questo fatto suggerisce che il corpo fosse diventato di primaria importanza per l'uomo, sia durante la vita che dopo la morte. L'uomo è arrivato a pensare a se stesso come a un corpo e ad associarsi ai pensieri, perdendo la consapevolezza di chi è veramente. Ancora oggi le tradizioni dei Sumeri sono vive nei riti funebri. I corpi vengono imbalsamati e sepolti, e il defunto viene posto nella barra ben vestito. Gli effetti personali del defunto possono essere messi nella barra. Nell'estremo nord, le slitte vengono lasciate accanto al luogo di sepoltura e si può persino lasciare una motoslitta al costo di una buona auto straniera. Le persone si recano sempre al cimitero con bel cibo e lì mangiano e bevono, ricordando i defunti. Naturalmente paesi, popoli e religioni diversi hanno le loro peculiarità nel seppellire i morti. In Guatemala, ad esempio, la gente dipinge le tombe in colori diversi. Le tombe hanno spesso la forma di volte e case in pietra dipinte con colori vivaci. Alcune tombe sono inoltre decorate con dipinti colorati, di solito raffiguranti uccelli e santi. In Romania il cimitero è chiamato Jolly. In questo cimitero sono collocate croci tombali di colore blu con motivi vivaci. Sulle croci scrivono poesie sulla vita del defunto. Il cimitero, patrimonio mondiale dell'UNESCO, è una delle attrazioni più popolari della Romania. Il cimitero dell'isola di Pasqua presenta elementi etnici o scrittura geroglifica rongo-rongo. In Kirghizistan, su alcune tombe vengono eretti telai a forma di yurta. Il cimitero di Buenos Aires, in Argentina, sembra una città in miniatura per via delle tombe monumentali. In tempi moderni, il cimitero più costoso e antico del mondo è diventato l'apogeo del seguire i precetti dei Sumeri. Si trova a Gerusalemme, direttamente dietro il muro del pianto, ed è tuttora in uso. Ci sono tombe con lapidi in cui le persone sono state sepolte per 2500 anni. Le sepolture in questo cimitero avvengono ancora oggi. Dietro la curva della città vecchia di Gerusalemme si apre la valle di Josafat, dove si trova il Monte degli Ulivi, centro sacro della cristianità e giardino di Efesim. Migliaia di ebrei nel corso dei secoli hanno sognato di essere sepolti qui per essere i primi a risorgere all'avvenuta del Messia. Essi credono che il Messia debba scendere dal cielo proprio su questo Monte degli Ulivi ed entrare a Gerusalemme attraverso la Porta dei Leoni, ora murata dai musulmani. Ancora oggi persone da tutto il mondo spendono ingenti somme di denaro per acquistare un posto in questo cimitero, credendo ingenuamente che sia il luogo in cui risorgeranno per primi. La conoscenza primordiale portata dai profeti nel corso del tempo è stata distorta da scaltri commercianti religiosi e trasformata in un business, vendendo un posto in paradiso e convincendo le persone che è lì che risorgeranno in un corpo. E la gente ci crede. Ma nel corpo non c'è il paradiso. Questi affaristi dimenticano di dire tutta la verità. Se l'uomo non è venuto a Dio in vita, non verrà a lui dopo la morte del corpo. Diventa una subpersonalità e si condanna al tormento eterno. È così che il formato consumistico della società fa affari anche con la morte.